6. PMI, artigiani, commercianti, professionisti, a ciascuno la propria formula. Berico Sistema Azienda, opportunità e servizi per la tua azienda. Alla Cassa Rurale d'Artigiana di Brendola. Buona giornata e benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di TVA Notizie di mercoledì 24 settembre. Con il primo servizio andiamo subito a Sant'Anna di Rosà, dove un giovane ucraino ha minacciato di farsi esplodere nel giardino di casa. Quasi due ore ad altissima tensione a Sant'Anna di Rosà. Un uomo di nazionalità ucraina ha minacciato di farsi esplodere nel giardino dell'abitazione dove la sua ex compagna lavora come badante in via Ariosto. All'origine del gesto sembra questioni di gelosia, ma anche problemi di natura economica. L'allarme è scattato verso le 8. Non era la prima volta che l'individuo creava disturbo alla famiglia e si presentava con fare intimidatorio. Questa mattina, fuori di sé, si è introdotto nel giardino e si è barricato dietro un'auto accanto a un bombolone di GPL da 1000 litri. Ha staccato dei tubi, ha sparso della benzina in giro, ha accatastato del materiale e ha minacciato appunto di farsi saltare in aria. Sono accorse varie pattuglie dei carabinieri, in testa il comandante della compagnia di Bassano Mario Rocco e i vigili del fuoco del distaccamento di Cabaroncello, poi raggiunti anche dal funzionario del comando provinciale. Sul posto anche il sindaco di Rosà, Paolo Bordignon. L'epilogo dopo un paio d'ore al termine di lunghe trattative, quando l'uomo è stato caricato su un'auto dei carabinieri e condotto in caserma a Bassano. Qui i militari lo stanno interrogando per ricostruire tutti i dettagli della vicenda. I vigili del fuoco invece sono rimasti in via Ariosto per le necessarie operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Para americani e alpini vicentini, si rinnova la collaborazione che questa volta opera al lago di Fimon, la sistemazione dello specchio lacustre ma anche di una scuola di Arcugnano. Gli alpini della sezione di Vicenza e i militari americani di Stanza Leidel e al del Din, ancora una volta insieme, scendono in campo per aiutare l'amministrazione comunale di Arcugnano, nel cui municipio è stato presentato il risultato del progetto che ha avuto al centro dell'attenzione il lago di Fimon. L'efficace sodalizio, che ha già dato ottimi risultati nella ritinteggiatura dei locali della scuola Collodi di Vicenza e nella manutenzione delle gallerie del Pasubio, stavolta si è ripetuto, sempre con ottimi risultati, lungo le sponde del lago, che sono state prima ripulite dai rifiuti e sulle quali poi è stata stesa una ghiaia con particolare attenzione alle piazzole utilizzate dai pescatori. Lungo lo specchio d'acqua di Fimon hanno operato diversi soldati statunitensi con le loro famiglie, l'associazione veterani americani, la Red, White and Blue Association e molti volontari alpini dei gruppi di Arcugnano e del Basso Vicentino, insieme ai rappresentanti della Croce Rossa. Nelle prossime settimane le stesse squadre realizzeranno un secondo intervento, sia l'imbiancatura dei corridoi e dei locali mensa della scuola elementare Mistro Rigo, sempre in comune di Arcugnano. Imprenditori e manager di Confindustria a Vicenza, scuola di competitività in cattedra alla FIAMA di Montecchio, maggiore che suggerisse siate leader in quello che fate, allora sarete forti. Il nostro paese è l'1% del PIL mondiale, il mercato è fuori, non è qui. Internazionalizzarsi, questo l'imperativo che emerge dal forum della competitività avviato 3 anni fa dal raggruppamento di Bassano del Grappa di Confindustria Vicenza. Qui le aziende più piccole possono acquisire suggerimenti per evitare errori e a illustrare la ricetta del successo è la FIAMA di Montecchio Maggiore, presente con le batterie industriali in Stati Uniti, Brasile e Cina e con un piano di crescita che punta a 1 miliardo di euro di fatturato nei prossimi 3 anni. Le aziende devono sempre crescere perché c'è un'inflazione implicita in tutte le aziende, quindi se non si cresce di fatturato, poi alla lunga i costi vengono a incidere sempre di più. Io mi ricordo quando ero piccolo che mio zio mi diceva che un'azienda deve sempre crescere almeno del 10% all'anno. Forse adesso è un po' difficile. Il limite dimensionale delle piccole aziende si annulla se riescono a fare rete, ma in questo non c'è il rischio di farsi concorrenza. Ci sono più opportunità a lavorare anche con i concorrenti, a far sinergia, che rischi. Le aziende migliori cercano le alleanze, non sono spaventate dalla concorrenza. Il valore di un'industria si costruisce con tecnologia e marketing e spunta il consiglio alle piccole imprese. Bisogna essere leader su quello che si fa, allora si è forti. Sicurezza nelle aziende e nelle imprese invece, con riferimento al drammatico incidente di Adria, al centro della consueta inchiesta ai cittadini che vi proponiamo nel prossimo servizio.
Dopo la tragedia avvenuta ieri a Adria, ci si interroga sulla sicurezza sul posto di lavoro. Abbiamo chiesto alle persone incontrate per strada se è più colpa delle aziende che non mettono in campo strumenti adeguati di sicurezza o è anche una sorta di leggerezza da parte dei lavoratori. Beh, diciamo tutti e due. Le aziende che purtroppo non mettono tutto quello che dovrebbero mettere e i lavoratori che dicono di mettere le mascherine, non le mettono, succede quello che succede, dispiace moltissimo però. Ma credo che probabilmente sia un po' tutto insieme, sia da parte degli imprenditori che dovrebbero investire di più, perché comunque è un capitale umano e quindi è un investimento per ogni imprenditore fare delle giuste scelte, e a volte credo che sia anche da parte del lavoratore sottostimare il proprio lavoro in base anche dei settori di appartenenza. Credo che comunque ci sia da intervenire dal punto di vista proprio aziendale, vale a dire nella prevenzione, perché malgrado ci siano delle regole ben definite, tante volte anche i datori di lavoro non controllano se queste messe in sicurezza, anche gli stessi operai che magari hanno l'obbligo di applicare queste regole tante volte anche per insufficienza, per sicurezza, di essere sicuri che non gli succede niente, e purtroppo non le rispettano. Perché non è possibile morire di lavoro? No, se si fa fatica a lavorare e morire di lavoro è proprio una roba. Luca. E eccoci in studio, il Presidente del Consiglio Comunale di Vicenza, Federico Formisano, ha ricevuto la delegazione dei cittadini di Montebello do Sul, città brasiliana dello Stato del Rio Grande do Sul, dove la quasi totalità degli abitanti è di origine italiana, con forte prevalenza di vicentini. La loro nostalgia per le radici perdute racchiusa nella commedia Sogno di un immigrante, che rievoca i sacrifici dei nonni e che è in questi giorni in tour nel Vicentino. Transumanza fa rima con Coldiretti e così anche quest'anno la sezione di Schiavon ha voluto festeggiare l'arrivo di 600 capi di bestiame dei transumanti che li accompagnavano con la tradizionale festa a Longa in Villa Cabianca. Un ringraziamento particolare a Como Bortolo, che è il nuovo proprietario di questa villa, e lo ringrazio vivamente perché grazie a lui potremo continuare a fare questa manifestazione che voglio e che resti agricola, perché il mondo agricolo deve avere molto più rispetto. Devo ringraziare specialmente il gruppo giovani di Schiavò, gli alpini, che senza di loro non si potrebbero realizzare queste cose. Insomma. Un anno particolarmente impegnativo questo per gli allevatori, che hanno dovuto fare i conti con il maltempo che per tutta l'estate ha imperversato sull'altopiano di Asiago e anche con il recente embargo russo. Al di là del fatto che con l'embargo non possiamo più posizionare il nostro formaggio di qualità, i nostri prodotti di qualità in Russia, cosa succede? Gli altri paesi esteri riversano il loro prodotto nel nostro mercato italiano a prezzi molto bassi, che personalmente mi viene a chiedere con cosa sono fatti, però mettono in difficoltà ancora una volta il mercato delle nostre aziende. Altra nota negativa che ha decisamente segnato il 2014 è la presenza dell'orso M4. È della gestione dell'orso che io non sono d'accordo. I sindaci dicono: noi non abbiamo autorizzazione, non abbiamo, è un patrimonio dello Stato. Sì, ma anche la malga è un patrimonio dello Stato. L'orso va preso, io non voglio dire che vada ammassato, occupato, come tu vuoi dire, però che venga catturato e messo in qualche recinto. Ma nonostante questo, Coldiretti e tutta la popolazione hanno voglia di guardare avanti con la grinta che contraddistingue gli operatori del settore primario. Anche quest'anno il gruppo Alpini di Alto Ceccato, in collaborazione con il comune di Montecchio, propone la Lucciolata, marcia serale non competitiva per le vie di Alto Ceccato, finalizzata alla raccolta di fondi per l'associazione Via di Natale, che si occupa dell'accoglienza ai familiari dei malati del centro oncologico di Aviano. L'appuntamento è per sabato alle 20:30. E veniamo al calcio con la prima vittoria di questa Serie B delle Vicenza al Menti. Il Vicenza di Lopez sboccia il primo giorno d'autunno, fuori stagione. Ma l'attualità biancorossa è tutto un fuori programma. Di questi tempi si doveva vagare tra i campi sportivi di Lumezzane, Busto Arsizio e Salò. Invece eccoci qua a fare bella figura e pure risultati con squadre programmate per salire in Serie A. Trascinati da un giocatore che quella categoria la vale tutta.
perché Antonino Ragusa, dopo la doppietta al sole di Perugia, ha piazzato l'acuto vincente anche sotto i riflettori del Menti. Il gol della vittoria sul Bari è la didascalia del Vicenza di Lopez, confezionato dalla panchina chiamata a sopperire alle infinite assenze, Lores Varela, da un giocatore della squadra pensata per la Lega Pro, Gentili, e da uno dei rinforzi di settembre, Ragusa appunto. Il timbro sui tre punti ce l'ha messo pure Bremez. Due interventi decisivi, il primo su Volski sullo 0-0, il secondo all'ultimo respiro della gara, sulla sassata di Defendi destinata all'angolino basso. Il Lane va, dopo cinque giornate è in carreggiata in classifica e soprattutto ha dimostrato di essere all'altezza delle avversarie. Via così, ora a Crotone per migliorare ancora. Ne sta crescendo la convinzione, perché giocando più partite non è che la fatica è tanta, però sta crescendo loro la convinzione che insomma ci possono stare in questa categoria, secondo me ci possono stare anche molto bene. Oggi l'hanno dimostrato contro una signora squadra e oggi sono stati molto bravi. Bene, è tutto per quanto ci riguarda, l'informazione torna nel pomeriggio, in particolare vi ricordo alle 19.29 l'edizione provinciale del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buona giornata. PMI, artigiani, commercianti, professionisti, a ciascuno la propria formula. Berico Sistema Azienda, opportunità e servizi per la tua azienda. Alla Cassa Rurale d'Artigiana di Brendola.